progetto in contesti che potrebbero magari anche svilupparne di simili, e questo ci fa molto piacere, perché l'intento era proprio alle origini del progetto provare a fare un percorso di sperimentazione, non che diciamo, in ambito musicale appunto non ci fossero esperienze precedenti, evidentemente dati i curricula anche dei partner che evidentemente lavorano nel campo dell'educazione musicale in senso largo, poi ci diranno molto meglio loro, faccio il dottorato, ma perché in effetti io rappresento, come quando mi ha passato la parola la dottoressa Capone, l'università, in particolare l'osservatorio giovane dell'Università degli Studi di Salerno, e l'università non sappiamo, senza insomma nasconderci, che è genere percepita come un'entità abbastanza estranea, diciamo, ai territori, a toccare con mano quello che accade sul territorio, soprattutto quando per territori intendiamo territori che non sono in grandi centri urbani, e sicuramente questo è un tema che c'è molto a cuore, ci sta a cuore, tant'è che la prima volta che ci siamo incontrati proprio qui a Contursi qualche mese fa era per ragionare su aree interne giovani, visto che c'è un tema di territorio che finalmente io direi da complice un po' anche il Covid purtroppo, che però ha avuto dei risvolti positivi, si sta molto rilanciando a livello anche proprio di, non solo di investimenti PNRR, che insomma pure dà luce a un tema e ci aiuta, diciamo, a portare acqua a una visione di paese, in senso sia piccolo sia grande, di paese che nella nostra prospettiva dovrebbe avere una certa, diciamo, policentrismo, il modello che noi utilizziamo per immaginare una distribuzione anche del riconoscimento delle diverse realtà e delle diverse comunità, no? Per fare riferimento anche al contesto che ci ospita per l'iniziativa. Ora, l'Università di Salerno, gli studi di Salerno, è distante appunto da Contursi, ma in qualche modo, almeno per quanto riguarda i nostri percorsi, ha voluto, diciamo, ragionare su un evento che avremmo dovuto tenere appunto a Fisciano, che invece, ecco, anche perché ogni luogo ha il suo specifico per certe condizioni, non per tutte, e quindi vi dico, proprio fuori dai denti, naturalmente Fisciano quando finisce il flusso studentesco è una comunità che si addormenta, diciamo, quindi è molto più importante invece seguire dove le cose insomma hanno maggiore vita e così contaminarsi, no? Cercare di creare poi delle connessioni che vanno al di là delle stagionalità. Quindi questo credo che sia la condizione dalla quale parte proprio l'interesse di tutti a mantenerci attivi al di là appunto dei momenti contingenti. Ci troviamo qui, ripeto, per dare un po' il segno di un osservatorio, anche di una possibilità di un attore come quello universitario, che non è soltanto, non fa soltanto un lavoro di ricerca di tipo teorico, che si basa su fonti, su luoghi appunto un tempo polveroso, oggi col digitale neanche più, però insomma chiusi. Invece l'idea di un'università aperta è quella dalla quale siamo partiti già dal 2010, quando abbiamo fondato l'Osservatorio Giovani. In particolare, se poi parliamo ovviamente dei giovani, perché i giovani che vivono all'università sono un segmento molto piccolo e purtroppo anche in decremento, quindi se anche se solo potessimo considerare appunto, il discorso di accesso, accessibilità a queste possibilità, a queste opportunità da parte dei giovani, chi lavora nell'università deve innanzitutto capire chi sono i giovani, non sono soltanto gli studenti universitari, anzi dal primo momento abbiamo capito che quella era, cioè una, se vogliamo, una specie protetta, poi su questo potremmo parlare a lungo, nel senso che anche lì diciamo, le problematicità ci sono e purtroppo insomma, non sempre insomma, si cerca di affrontarle neanche in quel caso, ma in ogni caso sono giovani che hanno già alcuni hobby, no? In molti casi hanno degli strumenti a disposizione per accedere a determinate possibilità. Non è sempre così per tutti, lo sappiamo, quindi anche in questo, per esempio, proprio questo progetto, sapevamo, come è capitato per altre progettualità simili, che dovevamo trovare dei linguaggi che ci permettessero di raggiungere anche il segmento meno vicino a noi, cioè quelli che non avrebbero, cioè anche perché per
po' lo stereotipo di chi si occupa di dei giovani distanti cosiddetti dalle istituzioni, no? Di quelli, parliamo dei NEET, che sono veramente quelli addirittura esclusi dai circuiti formativi o dai circuiti lavorativi, ma anche qui in generale, specialmente i giovani che non hanno un continuo contatto con istituzioni scolastiche, universitarie o formative in senso ampio, per cui dobbiamo trovare e dobbiamo continuare a impegnarci a trovare dei linguaggi, delle porte che ci permettano di entrare in contatto con i giovani. Per cui noi da sempre lavoriamo su progetti che in qualche modo utilizzano degli strumenti attrattivi per i giovani, e la musica non può che essere uno di quelli principali, conoscendo appunto anche le abitudini mediali dei giovani, l'esposizione proprio alla musica e la possibilità che ha la musica appunto di coinvolgere anche chi magari percepisce le istituzioni in generale, non parlo solo dell'università, come forma molto distante. Non è un caso che gli artisti vengano rappresentati nel loro stereotipo proprio per il loro massimo grado di distanza appunto dalle fonti istituzionali. Infatti, fin dal primo momento, devo dire, con il nostro primo progetto del 2010 sull'arte e la creatività per i giovani, riuscimmo nel giro di qualche mese, appunto fu un primo esperimento di chiamata alle arti, questa galleria virtuale che dava visibilità ai giovani, riuscimmo a raccogliere in pochi mesi 4.000 opere di giovani artisti, tra pittori, disegnatori, grafici, musicisti, soprattutto con le arti visive in realtà, che avevano voglia di esprimere anche in maniera più allargata per il pubblico il loro punto di vista, perché poi sappiamo che nell'arte è un modo di comunicare, di esprimersi, di rappresentare la propria identità. Quindi questo lo dico non per la nostra, per fare una presentazione della nostra storia soltanto, ma per dire che in realtà noi abbiamo potuto, possiamo tuttora cogliere una serie di fenomeni che attraverso il mondo giovanile, proprio grazie alle realtà che andiamo ad osservare attraverso i nostri progetti. E in questo caso effettivamente noi abbiamo potuto mettere, diciamo, in campo i temi che sono per noi prioritari, cioè l'inclusione, quale si spiega proprio questo approccio di apertura massima a tutti i giovani, all'eterogeneità dell'universo giovanile, che è portatore di bisogni assai diversi, se consideriamo i tanti profili che ricadono in questa, tra l'altro in un range di per sé molto variabile, perché sappiamo che per giovani potremmo ragionare anche su questo a lungo per capire chi rientra, quali sono i paletti, anche le politiche pubbliche per i giovani variano rispetto a queste, alla messa a fuoco dei beneficiari, ma noi non siamo qui per cercare appunto una risposta, innanzitutto perché anche quelle sono da calibrarsi rispetto agli obiettivi. Quello che abbiamo, un progetto come questo, l'obiettivo che abbiamo avuto è stato sicuramente quello di ragionare su possibilità di inclusione, possibilità di attirare, di far sì che i giovani potessero essere stimolati da una proposta di questo tipo e di utilizzare quindi un linguaggio che non solo fosse attrattivo ma fosse anche capace, e questo ce lo diranno meglio poi i nostri bravi partner, di rispondere a quelle che erano anche un po' le nostre riflessioni da un punto di vista di studi sui giovani rispetto a delle condizioni non semplici, per tradurla in maniera appunto immediata, della condizione giovanile attuale, ovvero una condizione piuttosto diffusa. Ovviamente parliamo sempre per tendenze che si spiegano alla luce di una serie di fenomeni anche contingenti, ma non soltanto, rispetto a un aumento del senso di insicurezza, della difficoltà relazionale. Sappiamo che poi tutto questo, anche il nostro progetto, è coinciso con una condizione di restrizione sociale purtroppo dovuta all'emergenza pandemica, ma in realtà quello è stato solo, diciamo, un amplificatore di una condizione assai più che risale che non è certamente stata portata dal Covid, ma era appunto preesistente. E in questo senso abbiamo cercato di innestare quella che è la nostra riflessione sul youth work, cioè su questo modo di ragionare per aiutare, dare supporto. Aiuto, il termine aiuto non lo condivido appieno, ma insomma, nel senso che non è qualcosa che ha una
fidanzato, per altri sono opportunità come questa di trovarsi in un circuito che si è attivato e che non ha diciamo, un carattere permanente, ma che però può diventare permanente diciamo, il modo di lavorare in questi termini, cioè per reti, per costruzione di nuove idee. E questa è un po' la logica che abbiamo seguito, peraltro verificata anche dagli ultimi minuti in cui parlavamo già di cose che si potrebbero fare, innanzitutto con Salvatore che introduceva questo momento in questi termini, ma anche tra di voi, perché questo è lo spirito che pensiamo possa portare quello che si chiama generatività, cioè del nuovo da quello che è stato messo in campo, soldando altri percorsi. Per noi il tema dello youth work resta centrale, nel senso che è una domanda che però condividiamo anche con chi si occupa poi in maniera specifica di educazione musicale, per esempio, perché anche da quel punto di vista è una missione comune, cioè pensare a una funzione di supporto alla crescita o comunque di interlocuzione con i giovani in termini che vanno ad agire su più sfere, cioè sulla sfera dell'autostima, della fiducia, dell'acquisizione anche di competenze, ma non le competenze prima di ogni cosa. Questa è una visione per noi importante rimarcare, quella della youth work che non è la figura di professionalizzazione, perché non perché non crediamo che, cioè, non perché pensiamo che i giovani non debbano essere competenti, ma perché pensiamo che diciamo, quella questione della professionalizzazione perde di vista la centralità della persona, che invece resta diciamo, l'elemento su cui si può lavorare in maniera anche integrata. E quindi per noi ragionare sui giovani significa ragionare su un modo di essere e di potersi esprimere che poi ha diverse declinazioni nel mondo del lavoro, nel mondo della società, nel mondo della vita pubblica e della vita privata, quindi è l'unità della persona che tra l'altro corrisponde in quella vecchia visione alla quale tra l'altro non ha il sistema sanitario nazionale, cioè dell'unitarietà del bisogno, cioè la persona è una, quindi noi possiamo rispondere in vari modi, ma teniamo conto che il soggetto è uno, non può essere scisso nelle specializzazioni a tutti i costi, che poi rispondono a criteri che sono, sappiamo bene, nel mercato del lavoro che ha determinate prospettive, che ha una logica, una visione di un determinato tipo, che evidentemente se qua siamo anche in compagnia appunto di attori che lavorano nell'ambito appunto dell'economia civile, non corrispondono, immagino, cioè, sicuramente diciamo, a un tipo di sviluppo inteso appunto in senso liberista o comunque legato a degli obiettivi che perdono di vista quello che ci stiamo dicendo in questa fase. Non la voglio fare lunga perché quello che è fondamentale, secondo me, almeno per la nostra idea, era proprio questo, mettere in evidenza come un progetto come questo cerchi di, e anche i prossimi che faremo, ragionare su un'inclusione che in qualche modo significa riconoscere le persone coinvolte e trasmettere alle persone coinvolte gli strumenti possibili affinché possano poi seguire dei percorsi che sono anche individuali ma che non mettono l'individuo prima di ogni altra cosa, nel senso che si concepisce anche una relazionalità, una socialità che diventa un modo diverso di vivere anche la comunità e quindi se il manifesto appunto ci dice di famiglia, di comunità, vuol dire che in qualche modo ci ritroviamo sui punti cardine che condividiamo. Se poi ci sarà modo di dialogare su qualche aspetto specifico, magari ne parliamo, anche sono particolarmente interessata soprattutto a sentire il feedback dei giovani che hanno partecipato e sottolineo che il fatto, poi magari ci direte voi, il fatto che ci siano strumenti anche come quelli europei che aprano al mix anche di giovani di paesi diversi sia un'altra dimensione secondo me particolarmente interessante in questo ragionamento della crescita, cioè della possibilità di aprire anche un po' i confini, anche e soprattutto quando si parte, no, è quella espressione da partire dal margine per arrivare al centro e viceversa, è un po' questo secondo me il circolo che si va a chiudere.